Prego, Berardo. Grazie Presidente. Vede, ci sono degli articoli del regolamento e dello statuto che ci aiutano a capire qual è la situazione che stiamo vivendo in questo momento. Abbiamo una proposta di legge di iniziativa popolare che lo statuto garantisce. Ora, siccome un ordine del giorno può essere ammesso o non ammesso dalla Presidenza, è ovvio che quel tipo di ordine del giorno al quale si fa richiamo al regolamento è ammissibile o meno dalla Presidenza in funzione delle prerogative del consigliere e dei consiglieri dell'Aula, ma non rispetto alle proposte di iniziativa popolare. Perché? Perché queste sono garantite dallo Statuto e facendo in modo che vengano approvati ordini del giorno, cioè proposte di rango inferiore evidentemente rispetto a quello che è garantito dallo Statuto, cioè dalla proposta di iniziativa popolare, quella tipo di richiesta di ordine del giorno di non passaggio ai voti non è ricevibile, è irricevibile. La Presidenza deve semplicemente tener conto dello statuto e del regolamento. Perché? Perché lo statuto dice che le proposte di iniziativa popolare vivono, non è che sono respinte, vivono anche nella legislatura successiva al momento in cui le hanno proposte. Dunque, quello che ci sta chiedendo questo tipo di ordine del giorno è semplicemente sospendere e non passare i voti. Quindi quella proposta di legge di iniziativa popolare rimarrebbe viva e al tempo stesso viva superando i termini di statuto e regolamento. Quindi per tutte queste ragioni l'ordine del giorno che ha presentato la maggioranza è semplicemente inammissibile in ragione della natura della proposta di legge, che in questo caso è di iniziativa popolare e ha dei tempi certi e ha un tipo di vita certo, altrimenti noi in quest'Aula potremmo semplicemente, a differenza delle leggi ordinarie che cessano con la con il termine della legislatura. Quindi quello che sto dicendo, la risposta è stata data, no? No, quindi c'è una piccola differenza. No, la risposta se è la proposta di iniziativa popolare viene presentata 3 mesi prima, 4 mesi prima della scadenza naturale del mandato, rimane in vita anche per il mandato successivo, a differenza delle proposte precedenti. Certo, e no, non sto facendo un dibattito, sto facendo un richiamo al regolamento, sto spiegando l'interpretazione del regolamento, tutto qua. Non voglio fare il dibattito. Certo. Prego. Ma quella che sopra la sospensione concluso. E non il non passaggio ai voti non vuol dire che è arrivata la conclusione dell'iter, potrebbe continuare a vivere. Allora noi ci troviamo in contraddizione con lo statuto in particolar modo per la natura evidentemente diversa delle prerogative che si hanno. Aggiungo per analogia che se il Parlamento fa delle leggi che superano la questione referendaria per aggirarla, il referendum si fa lo stesso, e la dimostrazione si è avuta alla Camera con l'ultimo, il Parlamento con l'ultimo referendum. Per analogia, se voi volete aggirare la proposta di legge invece di metterla ai voti, semplicemente dicendo no, si sospende, non si fa, questo è aggirare il voto che ci deve essere per forza, perché di natura diversa l'iniziativa popolare da quella dell'iniziativa legislativa. Ora, mi sembra che queste ragioni di buonsenso debbano essere applicate e quindi lei, Presidente, dovrebbe, ai sensi dello statuto e del regolamento, dichiarare inammissibile questo ordine del giorno.